Ciao a tutti ragazzi, oggi giocheremo a mangiamo solo cibi che inizia con la lettera del nostro animale. Sì! Che belli! Piace il pony. Non lo so, l'alpaca ho paura che mi sputi. Sono così carini. Però babbo, come facciamo a sapere ognuno di noi che animale ha? Tranquilla Giorgia, perché adesso si partirà col primo gioco che assegnerà a ognuno di voi il proprio animale. Come vedete abbiamo un nido e dovete far passare l'uovo all'interno del buco. Una volta centrato il buco, prendete l'uovo, apritelo e troverete il vostro animale. Aiuto, non va dentro. Siamo agli uovi, ci passano dentro, ma non ci vogliono proprio andare, proprio, no, non vi piace entrare in quel buco, Oh, dai, su, entra. Sì, ce l'ho fatta. Chissà che animale mi toccherà. Ok. Cavallino. Che bello. Sì, avrò il cavallo. Sì. Io ho il cavallo. Aiuto, è difficilissimo. Ci sono quasi. Ok, ce l'ho fatta. Abbiamo il maiale. Io ho il maiale. Dai, entra. È difficile. Sì, ce l'ho fatta. Che animale avrò? Somaro? Io volevo il cavallo, però è quasi uguale. Io ho il somaro. No? Ok? No. Accidenti. Dai. Vai giù. Dai. E vai, ce l'ho fatta. Dopo tutto questo tempo. Vediamo un po', vediamo un po'. L'alpaca. Diciamo che sì, è carino, però, come ho già detto, ho paura che mi sputi. Oh, l'alpaca. Come hanno fatto tutti? Vediamo che animale è toccato a me. La pecora! Che bella! Io ho la pecora! Perfetto ragazzi, a ognuno di voi è stato assegnato un animale. Ricordate che il vincitore si aggiudicherà un assegno da 1000 euro! E voi ragazzi da casa, lasciate un bel like e continuate a seguirci per sapere chi vincerà questa super challenge! Oh, che bello! Non voglio vincere! Stop ragazzi, non litigate, vi do 5 minuti per creare un feeling col proprio animale prima della prima challenge. Come sei coccoloso, come ti faccio chiamare? Come ti faccio chiamare? Sei morbidissimo. Oddio. Ciao, ma quanto sei bello. Sei bellissima. Ma che criniera. Mi raccomando, ti devi concentrare perché in questa challenge si deve vincere. Dobbiamo vincere noi. Lo dobbiamo vincere noi l'assegno con i 1000 euro, va bene? Ehi, ciao piccolino. Ho un po' paura che mi sputi, Però è morbido, è molto morbido. Che bel ciuffo, sembra il mio. Sì, sì, guarda, siamo identici. Ehi, ciao pecorella. Sta mangiando. Ma è sofficissima. Quanto pelo hai? Quanta lana, anzi. Ehi, pecorella. E niente, ha fame, ha tanta fame. Pecorina.
Certo, che tra tutti gli animali che mi potevano capitare mi è uscito proprio il maiale. A me sinceramente fa anche abbastanza paura. Bene ragazzi, penso che avete creato un feeling con il vostro animale, spero. E adesso direi di iniziare con la prima challenge. La prima challenge, ragazzi, consiste nel prendere il proprio animale, fargli fare il percorso e portarlo all'arrivo. Chi ci riuscirà vincerà il primo cibo. Mi raccomando, non mi far fare figuracce e soprattutto non mi sputare. Che dice? Secondo me, non si ferma l'animale. Esatto. Non penso come a mangiare l'erba. Secondo me forse ce la fa. Forza, su. Ok. No, no, ora ti devi fermare. Vai, 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 vai. Forza, su, su, andiamo, dai, dai. Dai, Stefano, vai. Ce la fai, dai. Dai, che siamo quasi arrivati all'arrivo. Dai, ah, ecco, sì, sì, abbiamo vinto. Ce l'abbiamo fatta, piccolino. Bravo, ancora non gli ho dato il nome, poi glielo darò. Bravo, alpaca. Bravo, Stefano, hai vinto. Mi raccomando, non mi far fare brutte figure, brava. Mangia ora, ma mentre la strada, guai a te se mangi, Sì, dai, Giorgia! Bravissima! Così! Vai, Giorgia, vai! Vai, Giorgia! Vai, ce la fai! Vai, Giorgia! Su, su! Sì, però in effetti non è giusto. Giorgia ha il cavallo e i cavalli si sa che corrono veloci. Brava! Brava, siamo quasi arrivati! Sì, ce l'abbiamo fatta! Come divertimento ovviamente si mangia l'erba. Ovviamente! Giorgia, hai vinto anche te! Dai, lo so che sei un somaro, però dobbiamo vincere anche noi! Secondo me non ce la fa. No. È vero, perché no, si impuntano sempre. È vero, no, secondo me somaro è un somaro, ma di sicuro non è un cavallino come il mio. Vai, vinci! No. Vinci! Vincendo. Bravo! Sarai un consomaro, però sei stato più veloce del cavallino. Mattia, hai vinto! Non mangiare adesso, Mi raccomando, hanno vinto tutti. Dobbiamo vincere anche noi. Anche perché te mangi l'erba, ma ho fame anch'io. Che dici? Partiamo? Sei pronta? Andiamo. Bravissima. Non ti fermare. Non ti fermare. E vai, ce l'abbiamo fatta. Bravissima. Abbiamo vinto. E vai, mangerò anch'io. Adesso anche ti puoi fare merenda, dai! Cinzia, anche te hai vinto il tuo cibo! Vieni, dai! Per favore, non mi far fare brutte figure! Ma secondo me non ce la farà secondo mai! Secondo me non ce la fa! Non si ferma! Non si muove! No, no! Credo che abbiamo secondo il nostro cordello! Secondo me non ce la fa! Guarda come la tira, guarda, guarda! Dai, vieni! Per favore! Ti prego! Troppo bello! Ecco, abbiamo perso, lo sapevo. Aurora, mi dispiace, non ti sei aggiudicata il tuo cibo. Ecco, Stefano, il tuo premio. Grazie, zio. Arachidi? Va bene, meglio di niente. Buon appetito. Grazie. Ecco, Cinzia, anche te hai vinto quindi il tuo cibo. Grazie, vediamo. Plum cake con la P. Bene, avevo tanta fame. Non glielo dire a Giorgia perché sai che lei esce pazza per il plum cake. Ok, buon appetito. Lo mangio di nascosto. Ecco, Mattia, il tuo cibo che hai vinto. È stato un po' difficile trovarlo, però anche per te c'è. Salamini. Sì, va bene. Vanno bene? Sì. Buon appetito. Ecco, Giorgia, anche a te il tuo premio. Oh, vediamo, vediamo, vediamo. Crostatine? Sì. Oh, sì! Grazie, ne amo tante le crostatine. Ok, buon appetito. Che la rosella. Buona. Buona. Certo che per sfamarmi ci starò un'ora a sgusciarle. Mi sono nascosta qui sotto sperando che Giorgia non mi veda perché ho il plum cake. Che buona! È la crostatina con la cioccolata! Che buona! Buoni! Però fanno vedere una sete, sono salati!
Non è giusto, stanno mangiando tutti ed io no. Spero soltanto che io nella prossima challenge sia più fortunata. Mattia, ti va di fare uno scherzo a Stefano? Sì, sì, ma che hai in mente, Giorgia? Ora te lo spiego. Piace? Sì, sì, è fortissimo! Andiamo? Sì. Io mi tengo a debita distanza dall'alpaca perché ho paura che mi sputi. Ma che cosa? Oh, mi sa che l'alpaca mi ha sputato. Ecco, lo sapevo. Oh, ora devo andare in bagno a pulirmi. Oh. Mattia, vieni con me. Secondo me Stefano, quando vedrà l'alpaca che non è nel recinto, ci rimarrà malissimo. Comunque voi da casa lasciate tantissimi like e continuate a seguirci per vedere come andrà a finire. Bene ragazzi, ora che avete mangiato il vostro cibo, direi di andare avanti con la prossima challenge. No babbo, manca Stefano. Oh, che schifo, avevo tutto il collo appiccicoso. Ma che cosa succede? No, l'alpaca dov'è? Eppure è grosso, lo dovrei vedere, ma poi era legato, era chiuso nel recinto, com'è possibile? Non può essere scappato da solo. Ma com'è? Non lo so, non capisco. Era qui fino a un momento fa, ma non ci posso credere. Ma è lì il mio alpaca. Ehi piccolino, torna dentro. Forza, vieni qua, vieni. Fermo, ti ho preso, no. Ti prego, fatti prendere, vieni. Guarda, non ce la fa. No, non ce la fa. Non ce la fai. Sì, vuoi venire? Vieni, andiamo. Torniamo nel recinto. Oh, che faticaccia ragazzi. Oh, se becco chi è stato a fare lo scherzo, glielo faccio pagare. Vai, veloce. No, non ti fermare ora. Scusi, scusi. Ok. Che fatica. Ma io in realtà non capisco come possa essere scappato l'animale. Effettivamente era anche legato. Boh. La prossima challenge è: indovina quale cibo mangia il tuo animale. Beh, per me sarà molto più semplice, perché il maiale, insomma, si sa, mangia tutto. Tra questi, non lo so, potrei andare sul sicuro e scegliere la pizza. Vediamo che c'è di scelta, allora. Beh, i zuccherini li mangio più io che il cavallo, quindi le patatine credo di no. Io sono sicura che il mio cavallo mangerà l'uovo di Nino e Matti! Giusto che conosco gli animali. Gli spaghetti non li mangiano, le carote le mangiano e il finocchio lo mangiano. Però vado sul sicuro, mi prendo le carote. Bene, bene. Effettivamente non so cosa mangia un'alpaca. Una patata, degli spaghetti, non credo, ma forse gli zuccherini. Non lo so, è molto difficile scegliere tra la patata e gli zuccherini. La voglio rischiare, credo che sceglierò le zollette di zucchero. Speriamo bene. Vediamo che cosa ho qui. Abbiamo dei limoni, una patata e un finocchio. Cosa potrà mai mangiare una pecora? Ma sì, andiamo sul verde. Prendo il finocchio. Guardiamo se il mio somaro mangia le carote. Io sono sicuro. Mangia! Speriamo che gli piaccia. Ehi, ciao piccolo. Con calma, eh? E non mi sputare questa volta. Ti piace? No? Ti prego. Non mi vorrà mica far perdere la challenge. No? Credo che questo sia un no.
Adesso proviamo a dare la pizza al maiale. Tanto lo sanno tutti che mangiano tutto i maiali, vero? Guardiamo di non fare brutte figure di nuovo. La vuoi questa? Ti prego. Dai. E vai. Sì. E vai, questa volta ho vinto. Beh, io lo sapevo che mangiava tutto, ma devo dire che ha una certa fame. Proverei a dargli anche l'altro pezzo. Ehi, vuoi anche questo? E certo. Avevi proprio fame, eh? Ehi, ciao pecorella. Io lo so che mangi il pieno, ma io ho qui un bel finocchio. Vediamo se mangia le foglioline. Ma l'ha preso di mano. Lo sta mangiando. Ragazzi, ho vinto! Però anche più piano, va bene lo stesso! Se no poi ti fa male alla pancia, eh? Mio amore, che buono, Mamma mia, ti sei bellissima! Sei stata bravissima a fare merenda, eh? Cibo giusto! Apriamo l'uovo di Minnie e Matti. Ho trovato Robby! Ok, prendo un pezzo di cioccolato, provo a darglielo, speriamo che lo mangia, però credo di sì! Lo speriamo che lo mangia. Dai. No, non se l'è mangiato. Ma proprio avvicinato a me che poi se ne allontanasa. Uffa. Brutta. Però ti voglio tanto bene. Ho perso. Però vabbè, mi è rimasta la sorpresa di Ninna e Matti. Ecco ai vincitori, questo per te, questo per Aurora e questo per il grande Mattia. Buon appetito! Grazie! Vediamo adesso che cibo ho vinto! Una scatoletta? Pisellini! Ma che merenda è? Finalmente anche io ho vinto! Guardiamo! Dei marshmallow! Che buoni! Vediamo cosa ho vinto io, c'ho una fame! Semi di zucca! A me non mi piacciono i semi di zucca! Giorgia, purtroppo questa volta non abbiamo vinto! Infatti. Vabbè, non ti preoccupare. Ma io ero sicurissima che il cavallo mangiava l'uovo di Pasqua di Ninna e Matti. Oh, tranquilla Giorgia, dai, ci faremo valere nella prossima challenge. Vieni piccolina, voglio vedere gli occhioni perché hai due occhioni bellissimi. Ma e come si fa? Qui bisognerebbe fare un po' di codine. Giorgia, dov'è Giorgia? Ora le chiedo in prestito due elastici. Chi ha l'animale deve accudirlo e trattarlo bene. E infatti sono qui a pulire la sua cacca. Vediamo un po'. No, non sono molto capace, non è la prima volta. Ok. E questo dove la metto ora? Zio Salvo, dove la butto? Ora ti faccio un bel ciuffo. Sei bellissima, sei bellissima. Oh, ma guarda che bella criniera che hai. Ragazzi, se anche a voi vi piace la mia cavallina, lasciate tantissimi like e continuate a seguirci. Quanto sei bella, sei bellissima. Ragazzi, ascoltatemi bene, adesso ci sarà l'ultima challenge. Prendi il sacco, portalo a destinazione, aprilo e se trovi il peluche del tuo animale, hai vinto! Ragazzi, ci sono 10 sacchi, sono tantissimi, ma quale scelgo? Chissà dov'è il mio peluche a forma di pecorella. Prendo... Sì, prendo la 5. Via. Come si fa? Aiuto. Aiuto, è difficile perché ha una ruota sola, due manici. Ecco, sì, sono arrivata. Adesso apro il sacco. Cosa ci sarà dentro? Vedo qualcosa di colorato ma non si capisce. Un fenicottero. Ma non ci sono fenicotteri. Uffa, ho perso. Non so quale scegliere, quale prendo. Scelgo 6? Scelgo il 7? Non so che scegliere. Ho deciso, prendo il 6. Dai, ce la faccio. Dai, ci siamo quasi. Dai, ci sono. Ci siamo arrivati. Chissà se nel mio sacco c'è il mio animale. Questo non è il mio animale, è un topo. Ho perso. Quale prendo? C'è l'imbarazzo della scelta. C'è l'1, il 7, il 2. Ma io non so quale scegliere. Non so in quale sacco c'è il mio animale. Ho deciso, sceglierò il 7. Ah, ok. Dentro. Sacco numero 7. Fai un po'.
Non l'ho mai usata. Ok. Che sbarelli in qua e là. Arrivati. Oh. Ok, fatti. Via. C'è il cavallo. Non è proprio uguale al mio, però il cavallo è il mio animale. Sì, ho vinto. Wow. Oh, che bello. Aiuto, quanti sacchi. Chissà quale sarà quello fortunato. Allora, sono rimasti l'8, pure il 9, il 3. Mi sa che sceglierò l'8. Non lo so, fra tutti mi ispira. Aiuto. Difficile. Devo fare attenzione. E ecco qua. Pensavo proprio di non farcela. Ok, speriamo che sia quello giusto. Ma aspetta. Ma non mi sembra un maiale questo. E poi è un unicorno e gli unicorni non esistono. Ho capito, ho perso di nuovo. Eppure speravo proprio di vincere. Li volevo io i 1000 euro. Devo scegliere bene. Gli altri ho visto che hanno perso. Ok, che è rimasto il 2, è rimasto l'1, il 4. Non lo so, andiamo con un numero alto, magari il 10? Dai, vediamo un po'. Oh, vai, sì, ce la faccio, dai. Sì, vai. Sì, ce l'ho fatta. Questa carriola era veramente pesante. Ok, un sacco. Anche il sacco non scherza, eh. Ok, vediamo un po'. Voglio credere che questo sia il vincitore. Ok, ok, ce l'ho fatta. Vediamo. Cos'è? Oh, ma è un'alpaca! Sì, sì, ho vinto! Ho vinto! Sì, sì, finalmente ho vinto! Finalmente, finalmente! Perdo sempre, ogni volta, sì! Uffa, li volevo vincere io i 1000 euro, invece non ho trovato il mio animale, ma non è giusto! Vince sempre Giorgia! Vabbè, io mi sono divertita lo stesso. Ma io in realtà non riesco a capire perché io perdo sempre e invece Giorgia riesce sempre a vincere. Sì, Giorgia, ho vinto io. No, avevo anch'io. Dai, non ti preoccupare, Giorgia. Sì. Sono convinto che ci daranno 1000 euro a me e 1000 euro a te. È vero, speriamo. Sì, sì. Ecco, ragazzi, 1000 euro sono i vostri. Complimenti. Sì. Ciao. Aspetta, ma solo 1000 euro. Vanno a me. No, no, io non li divido, assolutamente no. Questo sono miei. Solo a me, sono a me. Stefano, mi sa che la sua alpaca già è di nuovo scappata. In che senso? No, no, non voglio essere di nuovo sputato. Sì, i 1000 euro sono i miei. Ciao a tutti ragazzi, come vedete non sono in casa, sono fuori vicino alla macchina. Giorgia è a casa con la mamma, che la mamma la sta vestendo, la sta preparando, ma a sua insaputa gli stiamo preparando una super sorpresa. Vi ricordate che qualche settimana fa abbiamo fatto la festa di compleanno del nostro cagnolino Lucio, e se non l'avete visto andatelo a vedere. In quell'occasione lì praticamente c'erano diversi cagnolini che sono venuti a trovare Lucio, che erano i compagnetti di Lucio, tra cui c'era una cagnolina che si chiama Alba, che è un cane trovatello. Giorgia in quell'occasione lì si era innamorata tantissimo di quel cagnolino. Dopo però che cosa è successo? Che a fine serata il padrone l'ha portata via. Giorgia è scoppiata in un fiume di lacrime e gli si era promesso che quando voleva poteva andarla a trovare. Fino ad oggi non ci siamo riusciti. Allora che cosa ci è venuto in mente a me e alla mamma? Di prendere il cagnolino e portarla a casa. Quindi adesso che cosa farò? Prendo la macchina, vado da Alba, la prendo, la metto in macchina, la porto a casa e sono proprio curioso di vedere che faccia farà appena si vedrà il cane davanti. Se lo siete anche voi, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale. E adesso andiamo a prendere Alba. Salvo, sei arrivato? Sì, sono arrivato, vieni, vieni, guarda, guarda che c'è in macchina. Vediamo. Sei pronta? Ciao Alba! Vieni, vieni. Bellissima. Vieni giù. Ok. Alba, guarda che siamo arrivati, qua c'è casa nostra, qui c'è la mamma, Sei tu, ma Giorgia dov'è? È in camera sua che sta giocando col cellulare. Ma non si aspetta niente? No. Non sa nulla? No. Sta giocando e basta? Sì. Alba, hai sentito? Ora gli facciamo la super sorpresa. Ok, io direi di andare. Vai, andiamo? Andiamo. Andiamo, Alba.
piano perché dalla finestra la signorina Giorgia potrebbe sentire, capito? Alba, non abbaiare. Giorgia? Dove sei? Posso? Che fai? Guarda il telefono. Come sempre, come tutte le mattine. Meno male che tra un po' inizia la scuola. Senti un po', potresti staccare il cellulare per qualche minuto e venire giù insieme a me? Che io e la mamma ti abbiamo preparato una super sorpresa? Ok, arrivo. Va, metti delle ciabatte per favore. Sì. Ok, vabbè, sono pronta. Sei pronta? Sì. Sei emozionata? Non so che sorpresa mi avete fatto. E quindi non sei emozionata? Cioè sì, sono emozionata. Però non ti interessa perché non sai che sorpresa è. No, sì, vabbè, dai, andiamo. Andiamo, ok. Aspetta, non guardare. Facciamo così. Cinzia, senti un po', per non rovinare la sorpresa, nasconditi da che parte. Mettiti nel disimpegno, vai. Vai, perfetto. Perché sennò Giorgia scendendo le scale vede la sorpresa ed essendo una sorpresa non la deve vedere. Ci sei, Cinzia? Vai. Aspetta, Cinzia, non arrivare, eh. Vieni. A questo punto vieni qui, chiudi gli occhi per bene, proprio attappati. Sì. Quanti sono questi? 5. Non sto guardando! A questi quanti sono? 1. No, perfetto, allora ci sei. Chiudi bene. Cinzia, ci sei? Vai, al mio 3, puoi uscire, 1, 2, 3, via! Aspetta, non aprire, Giorgia, non aprire. Ora puoi aprire? Giorgia? Sì. Te l'aspettavi? No! Ehi, Alba! Vieni qua! No. Ehi! Sei contenta? Sei contenta? Alba! Oh, che carina, grazie! Che dici? Che si fa adesso, Giorgia? Allora, il nome è, ovviamente non glielo possiamo dare perché il nome è il suo, si chiama Alba. Alba. Ora io la domanda mia è, Giorgia, Alba come grandezza di cane è molto più grande di Lucio. La sapresti gestire? Perché già con Lucio fai fatica. Credo di sì, babbo. Allora facciamo così, Giorgia. Io direi di portarla un po' fuori perché è stata un po' in macchina, quindi magari dovrà fare la pipì. Sì, certo. Ok, per adesso portiamola fuori e poi ti spieghiamo però questa sorpresa come funziona, ok? Ok, babbo. Vai. Ma ti ricordo che Alba ha un anno, quindi... È già grande. Sì. Facciamolo un po' esplorare. Anche se c'è già stata a casa mia, però... Quando c'è stata? Vediamo, lo ricordiamo ai nostri amici che magari non hanno visto il video. Scrivetelo nei commenti se l'avete già visto. E se per non coloro che non l'hanno visto, invece, quando è stata a casa nostra, Alba? Per il compleanno di Lucio. Di Lucio, esatto. Cinzia? Sì? Può venire un attimo? Certo. Cinzia, mi sa che ora abbiamo però un piccolo problema. Quale problema? Allora, prima sono stato fuori con Giorgio per vedere se andava bene con Alba. E già lei sta facendo dei pensieri futuri, domani, dopodomani. Mi sa che bisogna dirgli qual è il problema ora del cane. Cioè, nel senso, lei non sa come andrà a finire. Che dici te? Allora, Salvo, prima che sia troppo tardi, che si faccia strane idee, chiamiamola Giorgia, prendiamo lei e Alba e la mettiamo seduta sul divano e gli spieghiamo la situazione. Oh, Giorgina, sei qui? Sì. Senti, potresti venire a casa con Alba che io e la mamma ti dobbiamo dire una cosa? Ok. Allora, senti un po', Giorgia, la mamma ti dovrà dire delle cose per quanto riguarda Alba, ok? Quindi ascoltala bene. Cosa, babbo? Sono curiosa. Vai. Mamma, se ci sei, digliela tu questa. Certo, allora Giorgia, oggi come vedi abbiamo portato Alba a casa, sì. Ok? Però a noi piacerebbe un sacco adottarla, ok? Come a te, va bene? Però abbiamo un altro cagnolino in casa? Sì.
Quindi dopo li faremo incontrare, vediamo come si comportano e vediamo come va la giornata, ok? Quindi stasera purtroppo Alba torna dal padrone attuale, va bene? Però questa oggi è una prova per vedere se può diventare la sorella di Lucio. Sì, ok, dai mamma, lo facciamo conoscere Lucio. Ok, però Giorgia, hai sentito bene? Capito, che amore. Più tardi in serata il cane lo riportiamo a suo padrone. Ok, Giorgia, non è detto che lo prendiamo, anche perché se non va d'accordo con Lucio non lo possiamo prendere. Esatto. Va bene? Cinzia, vogliamo spiegare ai nostri amici da casa da dove viene Alba? Alba ha un anno ed è stata trovata quando era più piccolina su una spiaggia. Era un cane da spiaggia, un canino abbandonato. È stata presa e accolta in una famiglia, però questa famiglia ha tanti cani. Quindi Alba è in cerca di una famiglia tutta per lei che si possa occupare più di lei con tanto amore. Ecco ragazzi l'incontro con Lucio. Che lui è molto possessivo, che questa è casa sua, eh? Ma sembrano quasi felici, eh? D'altra parte, ragazzi, come sapete, Lucio ha 11 anni e quindi è... Sembrano quasi contenti. Per adesso si stanno annusando, Giorgia, che dici? Sembrano che vanno d'accordo. Vediamo. Ragazzi, Alba è da prima che voleva salire su. Ok, qua c'è il mio letto dove dormirai insieme a me. Sì, lo so, ci sono le mie scarpe, ti usano un po' di naso. Adesso facciamo una prova se Alba dormirà con me sul letto. Alba, sali. Brava! Alba? Ah, vero, deve un po' odorare. Che odorino c'è qui? Sento l'odore di Lucio perché tutte le mattine ci viene. Ti voglio tanto bene, Alba. Alba, speriamo che babbo e mamma vogliano che te rimani qua con me. Oh, sei troppo carina. Sei adorabile. Ok, è scesa. Ragazzi, c'è un piccolo problema diplomatico, se si può dire così. Alba sta giocando con un gioco di Lucio. Ora Lucio in casa non sta vedendo niente, ma se si accorge mi sa che litigano. Guardate, ha preso la renna di Lucio e ci sta giocando e la sta anche rompendo. Giorgia, perché gliel'hai data? Io non gliel'ho data, era lì. Era lì. Alba, me la dai per favore? Sì, lo so, si sa alzare le zampe. Alba sta esplorando la casa da sola. Bravo. Sperando che non faccia la pipì da qualche parte. Bravo, okay. Lucio. No, Lucio, seduto. Guarda Alba che brava. Brava Alba, bravissima Alba. Brava Alba, ma sei bravissima. Anche Lucio, dai, anche Lucio è bravo, bravo. Oh, guarda come sono attenti. Potere di un bocconcino, cosa fa? Siamo a pranzo, io mi sto facendo una piedina, Giorgia sta mangiando e c'è Alba che non mi leva gli occhi di dosso. Forse vorrà qualcosa. Alba, che cosa c'è? Ah, seduta, cosa c'è? Non ti posso dare il prosciutto. Ora Alba, che dici, mi fai mangiare per favore e non mi osservi? Che mi metto, mi metti in soggezione? Ragazzi, io sono contentissima che c'è Alba a casa mia. Oh, che carina che è. E se siete d'accordo con me lasciate un bel pollicione e iscrivetevi al canale. Ma soprattutto andate ad ascoltare la nostra canzone Avventure in famiglia. Oh, aiuto, mi stava tirando. Ragazzi, saranno passati forse 3 ore, non lo so. Comunque tante ore, abbiamo terminato di pranzare, abbiamo preso il caffè e tutto. E Giorgia non si stanca di giocare con il suo temporaneo nuovo cagnolino. Se non sbaglio sono fuori che stanno giocando, andiamo a vedere perché non vorrei che gli sia scappata. Giorgia, allora che dici? Come va? Babbo, va benissimo. Alba? Mammi? Che state facendo? Stiamo giocando con la ciabattina. Di chi è quella ciabatta, Giorgia? È di Lucio. Oh, ragazzi, hanno preso un altro gioco di Lucio. Secondo me Lucio sarà arrabbiatissimo che gli sta rompendo tutti i suoi giochi. Brava Alba, vieni qui, appala, vieni qui Alba. Oh, quanto corre, ma è velocissima. Aspetta, voglio provare anch'io. Alba, mi dai la ciabatta per favore? Hop, lascia. Ah, presa. Ora, aspetta. Hop,
Ah, fregala. Vieni, vieni. Hop. Oh, ma quanto salta, ragazzi. Ma salta tantissimo. Vediamo, vediamo. Vai, sa, Alba. Hop. E... via. Brava, Alba. Vieni qui. Oh, hoppala. Ragazzi, ma è un fulmine, Alba! Comunque, ragazzi, come vedete, Alba si sta veramente divertendo con noi. Giorgia gli piace veramente tanto. Quindi dopo sarà veramente difficile prendere una decisione se Alba rimane qui con noi o, diciamo, prenderci ancora del tempo e riportarla dalla sua padrona. Alba, che rimani con noi! Alba, che rimani con noi! Non lo so, Giorgia. Dobbiamo consultarci e poi vediamo, ok? Alba, mi è venuta un'idea. Che ne dici se vieni con me a fare... il giro sul mio nuovo quad, eh? Allora, io guido e te stai dietro a corsa che, e ti tengo al guinzaglio, eh? Brava Alba! Brava Alba! Sei stata bravissima, però... secondo me ti è venuto un po' di sete, vieni in casa che ti faccio bere. Ragazzi, speriamo bene che mamma e babbo decidano di adottare Alba, perché io mi sono innamorata di Alba, cioè, ci sono affezionata un sacco. Comunque è stata bellissima questa sorpresa. E speriamo, incrociamo le dita. Ragazzi, è arrivato il momento brutto. Vediamo Giorgia a questo punto cosa farà, cosa dirà. Vediamo. Giorgia, dove sei? Vieni, vieni. Dov'è Alba? Alba, vieni. Giorgia, sei dopo. Allora, e se è fatto tardi, la giornata è quasi finita e come tu sai, bisogna riportare indietro ora Alba. Dai, Alba. Giorgia, dai, lo sapevi. Dai, Giorgia. Come? Voglio che resta qua! Amore, intanto comunque bisogna portargliela. Guarda, ha visto? Anche lei è un po' dispiaciuta. Dai Giorgia, lo sapete, te l'avevamo detto che non è che il cane rimaneva qui oggi, era una prova. Si portava qui, si controllava se stava bene con noi, se stava bene con Lucio, Però bisogna portarla indietro, Amore, può rivenire? Come? Tornare. Domani non lo so, Giorgia, bisogna vedere se i suoi padroni vogliono. Ok. In ogni caso valuteremo se eventualmente prendere e lasciarla qui per sempre. Ok. Però adesso bisogna portarla dal suo padrone. No. Vuoi che rimanga qui? Ma no, ma non possiamo, Giorgia, Anche perché non abbiamo la sua cuccia, non ci abbiamo il suo mangiare, non ci abbiamo nulla, bisogna che comunque ritorniamo a casa del padrone a farci dare tutto. Ma in ogni caso, oggi non possiamo tenerla qui. E non sapevo andava a finire così. Giorgia, però facciamo così. Se ammettiamo e alla mamma decidiamo di prendere Alba con noi, ok? Ti prendi la responsabilità di portarla la mattina fuori, il pomeriggio, la sera, quando ha bisogno, l'accudisce, tutto quanto? Sicura, Giorgia? È una promessa? Una promessa che stai facendo a me, alla mamma e a tutti i ragazzi che ci seguono a casa. È promessa? Ragazzi, avete visto? Ha promesso che in caso in cui dovessimo prendere Alba, lei si impegnerà ad accudirla e a pensare a lei per ogni cosa. Ora Giorgia prendi Alba, prendi il guinzaglio che la portiamo dal suo padrone, va bene? No. Guarda, torna da Alba, vai, abbracciamo, Alba. Vai. No. Avete sentito, Giorgia non l'ha presa tanto bene. Immaginavo che poteva succedere una cosa del genere, però se vogliamo prendere Alba con noi e toglierla, diciamo, dalla sua prima casa, bisogna farlo in modo graduale. E niente, Giorgia è ancora su che si sta lavando la faccia, ma sta piangendo di brutto. E niente, vediamo come andrà a finire. Giorgia, ci accompagna anche te? Ok. Vieni Alba, su. Alba. Sali. Sali. Allora, vi siete messi comodi? Sì. Si va? Ok ragazzi, siamo arrivati. È il momento di lasciare Alba e i suoi padroni. Alba, vieni. Giorgia, vuoi scendere anche te? Vieni.
È arrivato il momento di lasciarla. Sì, amore, bisogna lasciare al padrone, Buonasera. Ciao Fabio. Buonasera. Ciao Alba. Allora senti, Alba è stata bravissima. Non ha litigato con Lucio. Ok. Gli ha rubato qualche giocattolo. Ok. Ok, però è stata brava. Vale. È bimba. È bimba. Molto bimba. Quindi fa come i bimbi. Siamo andati a casa. Fare una passeggiata a giro. Giorgia addirittura l'ha portata con il quad. Lascia. Sì. Ha portato anche col quad. Quindi valuteremo eventualmente se è il caso di adottarla, se per voi va bene. Però io ne sarei contento, perché so che con voi sta bene, c'è tanto amore. Va bene Giorgia? Vieni qui, abbraccio. Perché in realtà poverina ha pianto un po' fino quando abbiamo dato la notizia che dovevamo portarla indietro. L'ho visto anche al compleanno, che non volevi lasciarla. Giorgia, non volevi lasciarla al compleanno. Va bene, dai, saluta e che si va via. Ciao. È un po' triste. Ciao, grazie Fabio. Ciao, grazie a voi. Ciao. Piange di nuovo. Ciao Alba, ci si vede presto. Vai l'abbracciare, vai. Ragazzi, siamo tornati. Alba è ritornata al suo attuale padrone. Giorgia è ancora dispiaciuta, gli manca troppo. Infatti, guardate, gli ha fatto anche la fotografia per avere come una foto di ricordo. Si vede? E niente Giorgia, ti ho promesso che ora io e la mamma se ne parla e poi magari la facciamo venire di nuovo, va bene? Dai, dammi un abbraccio. Dai Giorgia, dai, ma così fai piangere anche i bambini da casa, scusa, che cosa mi avevi detto prima quando la telecamera era spenta? Che oggi è stata una bella sorpresa. È stata una bella sorpresa, però se finiamo così non è più una bella sorpresa, dai. Che sta suonando? Il telefono di Salvo. Salvo! Sì. Salvo, rispondi! Potrebbero essere i carabinieri, okay, dai! Ok, ok. Allora, vediamo. Pronto? Sì, mamma! Dai, per piacere. Però ho notizie, ti richiamo, per favore, lascia il cellulare libero, perché se chiamano i carabinieri poi risultano occupati e non riesco a sentirli. Va bene, ti aggiorno io appena so qualcosa, va bene? Vai, ciao. Era la nonna Antonia che voleva sapere se avevamo trovato la Giorgina. Ragazzi, vi spiego, Giorgia ieri è scappata di casa e manca da 24 ore e non la stiamo trovando. Per chi non avesse visto il video precedente, ora vi facciamo un piccolo riassunto. Guardate un po'. Oh oh! Cinzia! Salvo? Che c'è? C'è una lettera sulla scrivania. Non l'avevo mica vista prima. Cari babbo e mamma. Ok. Basta, mi ero stufata di stare in punizione in camera. Ho pensato di scappare via. Carabinieri? Sì, buonasera, senta, devo denunciare la scomparsa della mia bambina. Come avete visto abbiamo chiamato i carabinieri e solo oggi si sono messi alla ricerca della Giorgia. E quindi non ci resta che aspettare. Il problema è che io non riesco a stare fermo e quindi cercherò di nuovo Giorgia fuori, dentro casa, giù, in garage. Perché magari si è nascosta per gioco e non riesce a uscire da qualche parte. E quindi vado a cercarla. Ciao a tutti ragazzi, il mio piano sta funzionando alla grande. Se siete d'accordo con me, lasciate un bel pollicione. È passato un giorno e ancora non mi hanno trovata. E sono anche molto preoccupati. Così impareranno la prossima volta a darmi le punizioni. Oh ragazzi, sono rimasta senza mangiare e, come vedete, senza bere. Ragazzi, devo scendere giù e andare a prendere dei pancake, dei biscotti, l'acqua, però senza farmi scoprire da mamma e babbo, sarà molto difficile. Ma mamma e babbo sono fuori. Perfetto, posso andare così non mi scopriranno. Ma come si fa a tirarla giù? Mi fanno sempre paura queste scale. Però devo fare di corsa perché non mi devo far scoprire. Vediamo, richiamo di nuovo i carabinieri. Vediamo se mi sanno dire qualcosa. Con ansia. Vediamo se mi rispondono. Occupato. Oddio, come faccio a prendere le cose da mangiare e da bere se c'è il babbo? Lo devo distrarre in qualche modo.
Idea! Allora, io suono il campanello da camera mia, così lui andrà fuori a vedere chi è e io andrò giù a prendere qualcosa da mangiare. Ragazzi, avete sentito? Hanno suonato! Probabilmente è Giorgia che è tornata indietro. Oh, sono emozionato. Se anche voi lo siete, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale. Giorgia! Giorgia! Ok, vediamo se è Giorgia. No, ma non c'è nessuno qui. Sì. Che ci fai qui? Come che ci faccio qui? Ero in salotto, stavo aspettando la chiamata del carabiniere e ho sentito suonare. Hanno suonato? Sì, sì. Che non l'hai sentito? No, non ho sentito, eppure Salvo. Eppure sono sicuro, hanno suonato. Tu non hai sentito niente? No, Salvo, guarda, poi non c'è nessuno. Appunto. Ero qui a cercare Aspetta, giorno. Fammi vedere. Te ne sarai accorta, no? No, non c'è nessuno. Vabbè, speravo tanto che fosse Giorgia. Vabbè, rientriamo in casa, vai. Chissà che è stato. Non lo so. Ora che ci sto pensando, Cinzia, c'è un posto dove non abbiamo controllato. Dove, Salvo? Lo scantinato, cioè siamo andati giù in lavanderia, in garage, ma lo scantinato non l'abbiamo controllato ed è l'ultimo posto che io controllerei perché è un po' strano come posto. Andiamo a vedere. Ok, vieni, vieni. Sì, ce l'ho fatta. Salvo! Sì, dimmi, che c'è? Comunque, secondo me è strano che sia andata nello scantinato, è pieno di insetti, è buio, freddo, ma possibile? Magari è per quello che lei si è nascosta qui. Andiamo a vedere. Giorgia? Giorgia? Sei qui? Giorgina? Ma qui non c'è neanche una luce accesa. Secondo me avevi ragione, Cinzia. Guarda. Giorgia, sei qui? Giorgia! Giorgia, sei qui? Cinzia, secondo me non c'è qui, cioè avevi ragione. Andiamo via, va che qui mi fa paura. Meno male che sono andata giù e ho preso un paio di plum cake. Adesso che ho mangiato e mi sento meglio, voglio guardare il tablet. Oh, uffa, ma è scarico! Dov'è? No, uffa, mi sono dimenticata giù il caricabatterie. Oh, ora mi tocca ritornare giù. Però devo fare silenzio perché non so se sono in casa. Guarda, ecco, c'ho anche il cellulare scarico. È meglio che lo metto a carica perché se mi chiamano i carabinieri e il cellulare è spento perché è scarico e non riesco a prendere la telefonata. Andiamo a prendere il caricabatterie. Ma dov'è il caricabatterie? Ero sicuro che l'avevo lasciato qui. Ma dove sarà? Devo mettere subito a carica il cellulare. Cinzia, per favore! Salvo, dimmi, che c'è? Avevo lasciato il caricabatterie qua sopra, ma non c'è. Dov'è? Io che ne so. Ma come che ne so? Ma scusami, Cinzia, io l'ho lasciato qui. Se non l'ho toccato io, l'hai toccato te, no? No, non sono stata io. Cosa me ne devo fare del tuo caricabatterie, scusa? Non lo so, magari l'hai spostato e non te lo ricordi? No, sono sicura. Qualcuno l'avrà toccato questo caricabatterie, no? C'è proprio la mamma giù, come faccio? Ma che è stato? Scusa, l'ho lasciato qui. Mi devo muovere. Mi esce il sangue, mi devo
po' di acqua fredda mi passa. Aia. Ah no. Ah, ora sto meglio. Ritorno in soffitta. Mi è caduto, adesso come faccio? Mi devo nascondere. Non lo so, non lo so. Cinzia, hai sentito? Sì, ho sentito questo rumore, ma che cos'è? Sarà Giorgia? Andiamo a vedere. Andiamo, andiamo. Giorgia, sei quassù? Giorgia? Salvo, veniva da qui il rumore, guarda. Ho visto, ma che cos'è quella? È disinfettante, qui c'è del sangue. Ma non è che ti sei fatto male prima e non mi hai detto niente, ti sei medicato e hai lasciato tutto così? No, non mi sono fatto male, mi vedi cerotti a giro? Non mi sono fatto male, quella roba lì non è mia. Ok, se non è tua e non è mia, ma allora chi è stato? Allora, fammi pensare bene. Prima a me mi mancava il caricabatterie, che ero sicuro che l'avevo lasciato sul mobilino dell'ingresso. E ora stiamo trovando del sangue con dell'acqua ossigenata e cerotto, che non è mio e che non è tuo. Questo mi fa pensare che non è che Giorgia è in casa, è nascosta in un punto, in qualche stanza, che noi non riusciamo a trovarla. È vero, Salvo, potrebbe essere, ma... ma dove? Dov'è? Dove? Eppure l'abbiamo cercata dappertutto. Cinzia, aiutami a pensare. Di sicuro Giorgia è in casa. Qui non ci piove. Però dove? Perché l'abbiamo cercata dappertutto. Come potremmo trovarla? Di sicuro ci sta anche ascoltando. Oh, ho avuto un'idea, Cinzia! Che idea? Cosa ti è venuto in mente per cercare di trovarla? Io non capisco perché non ci abbiamo pensato prima o addirittura ieri. Se noi gli facciamo squillare il cellulare, magari dalla suoneria capiamo dove è nascosta. Che dici? Si può fare un tentativo, è vero! Se lei ha il telefono con sé, suona! La troviamo, dai! Ok, allora proviamo a chiamarla, va bene, vai! Oh ragazzi, ci è mancato davvero poco! Mi stavano per scoprire, ci proprio mancava un pelo! No, ma cosa vuol mio cellulare? Mi sono dimenticata di togliere la suoneria! Non so se lo sentite ragazzi, ma io sento suonare il cellulare di Giorgia! Lo sento anch'io, ma dov'è? No? Ragazzi, ma la suoneria viene dalla soffitta! No! Ma perché non ci ho pensato prima? È vero, abbiamo un'altra stanza che è la soffitta! Ma dov'è? Non lo trovo! Ah, forse qua! Speriamo che non mi abbiano sentita. Ora non mi resta che... Giorgia, mi senti? Giorgia, lo so che sei lassù. Giorgia, Giorgia, lo so che sei lassù. Rispondimi. Giorgia, fa finta di non sentirmi. Giorgia, guarda che sto venendo su, Giorgia, sei su? Oh no, mi ha scoperto, cosa faccio? Giorgia, rispondi, lo so che sei su, Ora salgo, Se non rispondo, forse penseranno che non ci sono. Giorgia, rispondimi, sei su? Tanto lo so che sei su, Giorgia, Tanto lo so, sto arrivando. Ok. Ti ho visto, Giorgia! Ma io non capisco, Giorgia, è un giorno che ti stiamo cercando. Scendi subito giù, vieni. Sì, babbo, vengo, però non vedere nulla. Vieni subito giù, che c'è la mamma molto preoccupata. E non ti fare male, Scendi giù. Vieni, andiamo subito in camera. Andiamo subito in camera, vieni, veloce. Subito in camera, corri.
Giorgio, ma ti rendi conto che ci ha fatto preoccupare tantissimo a me e la mamma? Credevamo che tu eri fuori e sai, se eri fuori ti poteva succedere qualsiasi cosa. Ma secondo te, ma sono cose che si fanno? E abbiamo anche chiamato i carabinieri. Anzi, Cinzia, fai una cosa, chiama i carabinieri e digli che l'abbiamo ritrovata, perché sono poverini, sono ancora a cercarla. Ora li chiamo. Ok. Già, non sono comportamenti. Guarda, oggi veramente hai esagerato tantissimo. Aspetta, che dai. Cosa aspetta? Ma perché, la vuoi difendere adesso? No, Salvo, non la voglio difendere. Poi, dopotutto, non è che è scappata fuori di casa e è andata via. È rimasta qui, anzi, la punizione se l'è fatta in soffitta. Quindi direi, facciamo una bella tregua. Tu gli togli la punizione, ma Giorgia deve promettere di fare la brava, eh? Che ne dite? Io non sono tanto d'accordo a questa tua soluzione, però vediamo se Giorgia promette. Giorgia, hai ascoltato la mamma? L'hai sentita? Sì. Giorgia, prometti di non fare più questi dispetti? Sì, babbo, prometto. Sicura? Sì, sicurissima. Giuri? Sì. Giuri in giurello? Giurello, Giorgia promette di non fare più questi dispetti. E allora io ti prometto che ti levo la punizione. Ma devi rispettare la tua promessa, perché se no ti rimetto in punizione. Ci siamo capiti, Giorgia? Sì, babbo. Babbo, dimmi, Giorgia. Ho finito di fare i compiti che mi ha lasciato la maestra. Oh, bravo. Però mi sto annoiando. E che posso fare per te? Portarmi un po' al parco? Giorgia, ma io sto ancora lavorando, ancora devo finire di lavorare, devo rispondere a 3 email, non ti posso portare al parco, dai Giorgia. Dai babbo, ti porti il computer e almeno lavori. Ci avevo pensato a questa cosa. Va bene, vai, mi hai convinto, vai, ora preparo il computer con tutto quello che mi serve e si va, ok? Ok, intanto ho preso lo zainetto. Babbo, fatto! Allora andiamo su! Però ora non fare assoluto tuo, cioè divertiti ma non ti fare male, però, ok? E Giorgia, allora io mi metto qui a lavorare col computer, se hai bisogno mi chiami, ok? Ok, lo zaino lo posso lasciare qua da te? Va bene, vai, non ti fare male, te l'ho detto. Ok, vado con la scalina. Vai. Vorrei tanto andare di là, però c'è la rete, non ci dovrei andare perché è una zona molto molto vietata. Sapete perché? Perché ci sono gli animali selvatici. Ci vorrei tanto andare, anche se l'ultima volta mi ha appunto un pargospino, mi ha fatto anche tanto male. Se non l'avete visto questo video, andatelo a vedere sul mio canale. Vediamo che sta facendo il babbo. È di spalle, intanto non mi vede. Ci vado. Ok. Oh, c'è un formicaio. Guardate. Ovviamente non lo distruggo perché le formiche hanno fatto un bel lavoro. Oddio ragazzi, guardate che fungone enorme. Ovviamente non lo tocco perché potrebbe essere velenoso. Lo vorrei prendere, ma non so come si fa. Ho paura. Vediamo se faccio così. Sì, l'ho presa. Oddio ragazzi, guardate che carina che è. È troppo adorabile. Non avere paura, tartarughina. Sono una persona, non sono un mostro. Oddio. Però mi fa pena lasciarti qua da sola. C'ho lo zainetto, ti metterò lì. Tu aspetta qua e stai ferma, vado a prendere lo zaino, ok? Babbo, mi dai lo zaino? Che devi fare, Giorgio? Merenda, c'ho fame. Ok, vai. Tartarughina, che ti avevo detto? Resta lì. E se ne va. Vieni. Allora. Tu stai lì, ferma, va bene? Così ti porto nella mia cameretta e ti faccio conoscere tutti i miei pupazzetti, ok? Ma
ma ti devo anche nascondere bene, perché se mi scopre il babbo sono guai grossi, molto grossi. Ti lascio un po' aperto, così puoi respirare, va bene? Babbo? Dimmi, sei di nuovo qua, che vuoi? Si va via? Ma come si va via, Giorgia? Ma è neanche 10 minuti che stiamo qua. Dai, io sono annoiata. Di già? Sì. Giorgia, guarda, non ti sopporto più. Ok, andiamo a casa, ma non mi chiede più nulla però, Dai. Che caldo. Ciao, mamma. Oh, ciao. Oh. Ci fate già a casa? Mi stiamo annoiando. 10 minuti e sei annoiata. Senti, visto che ti annoi, vieni con me a stendere i panni? No, mamma, è meglio giocare in camera. Ok. Devo stare attenta a mamma e babbo, perché se scoprono che ho la tartaruga dentro lo zaino, sono molto guai. Vieni qua, tartarughina, esci da questo zaino. Oddio, ma sei troppo adorabile. Sei carinissima. Ma sei un maschio o femminuccia? Io non me ne intendo di queste cose, quindi secondo me sei una femminuccia. Ti devo scegliere un nome però. Oh, idea! Ti chiamerò Camilla. Ti piace questo nome? Vi piace anche a voi? Dai Camilla, che schifo, hai fatto la cacca. Ora però devo andare a prendere qualcosa per pulire questa cacca, perché se mamma e babbo la scoprono sono guai grossi, molto grossi. Dove vai con lo sgrassatore te? E niente mamma, vado a pulire la camera. Non l'ha mai pulita. Però che schifo, l'ho butto nel gabinetto. Ci avrai fame adesso Camilla, però non so che cosa mangia. Cerco su internet allora. Tu sei qui? Ferma. Cosa mangiano le tartarughe? Mangiano l'insalata, i pomodori, le zucchine. Mamma, mi serve l'insalata e i pomodori, ok. Dov'è l'insalata e i pomodori? Ah, sono qui. Allora, prendo una foglia di insalata. Ma che ci fa con l'insalata e il pomodoro? Faccio merenda. Cioè, tu fai merenda con l'insalata e il pomodoro? Da quando? Da ora, sono diventata vegetariana. Vegetariana? Vedete che strana. Guarda Camilla, ti ho preso due cose che adori, squisitissime. Allora, te le metto qua, almeno inizi di già un po' a mangiare. Prendo la scatola. Cerotto ora. E poi l'ho vista strana, puliva camera prima. Non l'ho mai pulita la camera. Eppure ha preso lo sgrassatore, lo Scottex. Senti, un po' strana è perché prima ha preso una foglia di lattuga con un pomodoro e è andata in camera. Gli ho chiesto che cosa doveva fare, ha detto che ci faceva merenda, dicendo che era diventata vegetariana. Dici, secondo te che ci sta nascondendo qualcosa? Secondo me sì. Io andrei a dare un'occhiata, che dici? Vado io, vai. Giorgia! Che c'è, babbo? Senti un po', Giorgina, non è che mi stai nascondendo qualcosa? No, babbo. Sicura? Sì.
Non è che ti sei fatto un piercing? No, babbo, guardami, non c'è niente. Ti sei fatto un tatuaggio? No, babbo, c'ho questo, ma ti ho chiesto il permesso. Ah, ok. No, perché io e la mamma abbiamo il presentimento che ci stai nascondendo qualcosa, quindi non stai facendo nulla di strano? No. Sicura? Sì. Ok, va bene, allora solo l'impressione mia. A dopo. Ci è mancato poco. Brava Camilla. Salvo! Dimmi! Glielo vai a chiedere a Giorgia cosa vuole per cena, per favore? Ok, vado. Giorgina, senti un po', ha detto la mamma, cosa vuoi per cena? Pasta in bianco. Sei sicura? Sì. Non è che la vuoi un pochino a pomodoro? No, babbo, pasta in bianco. Ok, vado a dire alla mamma. Cinzia? Sì? La Giorgina vuole pasta in bianco, come al solito. Comunque quel peluche a forma di tartaruga che gli ha comprato è veramente fighissimo, sembra vero, guarda. Non gliel'ho comprato io. Neanche io. Eppure aveva una tartaruga in mano. E se non è un peluche che tu non hai comprato, che non ho comprato io, vorrai vedere che è una tartaruga vera? Vado a vedere, andiamo a vedere. Giorgia, che c'è, babbo? Che cosa mi stai nascondendo? Niente. Come niente? L'ho visto, però sono entrato e hai messo qualcosa dietro la schiena. Che cos'è? Un peluche, babbo. Che peluche è? Non te lo ricordi se me l'hai comprato l'altra volta. Giorgia, sto vedendo un qualcosa che si sta muovendo dietro di te. Ma è una tartaruga. Fammela vedere. Ma è una tartaruga vera. Sì. Ma dove l'hai presa una tartaruga vera, Giorgia? Papà. Ma come al parco? Ma non mica l'ho vista io! Ma dove l'avevi nascosta? Ma sai che poteva morire soffocata dentro lo zaino? Ma Giorgia! Non lo so, ma mi faceva pena lì da sola! Ma non si prendono gli animali se si trovano a giro, Giorgia! Ma guarda, ma non può essere che ne combini una dietro l'altra, Giorgia! Ma poi ero lì, me lo potevi chiedere! Scusa, babbo, ho visto una tartaruga, la possiamo portare a casa? E io ti avrei detto di no! Appunto te l'ho portata a casa! Giorgia, ma non si fa! Giorgia, non si fa! Mi hai fatto arrabbiare anche oggi! Ma può essere che mi fa sembrare arrabbiare? Guarda, poverina! Ma magari l'hai presa da lì che c'aveva anche, non so, la moglie, il marito, non so se è maschio o femmina, c'aveva anche i bambini, e ora tu l'hai portata via! Non ti senti in colpa ora? Sì. E allora? Basta, Giorgia, ora la prendiamo e la portiamo a capo. Aspetta, Salvo. Non arrabbiare così tanto. Ma mi fa sempre arrabbiare, fa sempre le cose di testa sua, senza chiedere permesso. Però è carina. Sì, carina, ma non si prendono questi animali da allora, giro. Allora, Giorgia, intanto la mettiamo nella scatolina. Sì. La mettiamo nella scatolina. Che c'aveva un po' di cibo anche. Senti un po', fammi vedere il dito. T'ha morso lei? Giorgia, se era nel prato, sarà selvatica e non si portano a casa gli animali selvatici, ok? Allora l'unica cosa da fare, secondo me, è di riportarla là. Ok, Giorgia? Ma ti dispiace cosa? Che la dobbiamo riportare lì? Sì. Perché, la vuoi? Sì, è troppo carina, poi gli ho dato anche un nome. Che nome gli hai dato? Camilla. Pure? Camilla, okay. Facciamo vedere Camilla. Ciao Camilla, però Giorgia non lo possiamo, non la possiamo tenere. Facciamo così, direi di concludere il video e portiamo la tartaruga al parco. Ma però mi dispiace un sacco. Lo so, ma è la cosa migliore. Ragazzi, adesso dobbiamo concludere il video perché bisogna riportare la tartaruga Camilla al suo posto. Secondo voi è giusto riportarla dove l'abbiamo trovata? O sarebbe più giusto adottarla? Scrivetelo nei commenti. Se questo video vi è piaciuto, lasciateci tanti like, attivate la campanella degli aggiornamenti se non l'avete fatto, ma soprattutto iscrivetevi al nostro canale. E io e Giorgia, come sempre, vi salutiamo con un grande wow! Su Giorgia, andiamo a portare la tartaruga al suo posto? No, babbo, teniamola. Lo sai che non si può, andiamo. Uffa. 1, 2, 3. Noi siamo Salvo e Giorgia. Wow. Ti video sempre una pioggia.